e benvenuti a questo video dove cercherò di spiegarvi quelli che sono i nuovi movimenti e come sfruttarli al meglio, cioè come poter essere più veloci su una certa distanza. In questo caso faremo un po' di test, in questo caso correndo normalmente. Sembra veramente lento. Sì, è veramente lento. Ora proviamo col sistema che dico io, cioè correndo, dashando, saltando, dashando, saltando, dashando. In questo caso siamo arrivati molto più velocemente, lo potete tranquillamente vedere dal timer. Ma dov'è qua il segreto? Allora, praticamente il segreto è cercare di fare distanze, in questo caso che sono dritte, in questo caso saltando e scivolando, cioè vi basta fare un salto, schiacciare il tasto per abbassarvi e farete scivolate. Il mio consiglio è, quando fate questo, è di farlo solamente quando non ci sono nemici in giro, più che altro perché, come posso spiegarvi, rischierete di morire diverse volte per prima cosa, perché quando siete durante il dash potete fermarlo mirando, cioè ora vi faccio vedere, cioè se voi fate il dash e fate questo lo fermate e mirate, ma ovviamente non avrete molta automira facendo questa cosa, non potrete fermare il dash nel punto che volete precisamente voi, cioè è molto difficile. E seconda cosa, siete veramente un bersaglio abbastanza facile. Invece camminando potrete comunque usare una copertura. Questo è da utilizzare per esempio se dovete sbrigarvi a raggiungere un punto, se dovete magari, non lo so, correre in un punto velocemente, questa qui è la miglior cosa da fare. Potete anche continuare a fare dash e comunque a muovervi velocemente anche quando state, in questo caso, senza il, diciamo, la benzina, come la possiamo chiamare, la carica dei boost, in questo caso come quando la finiscono. Così potete anche continuare a farlo e sarete sicuramente più veloci che correndo. Potete vedere tranquillamente dai valori che ho fatto vedere prima che sicuramente è più veloce questo metodo, perché ora ve lo rifarò vedere. Questo è correndo normalmente e questo è utilizzando i boost. Come vedete la differenza è enorme in questo caso, quindi spero vi possa aiutare questo video. Magari in molte situazioni è molto utile, dovete correre con la palla di uplink, dovete raggiungere un posto particolare, dovete sbrigarvi ad andare su una bomba, dovete roteare velocemente in cerca di distruggere su un'altra bomba, dovete fare un rush in un punto e volete cercare di arrivare quel centesimo di secondo prima che vi permette di stare in pre-aim quando arriverà l'avversario e quindi di spiazzarlo. Ecco qui come fare. Io spero vi abbia aiutato questo video, rimanete sintonizzati sul canale per altre news, video importanti di Call of Duty, tutorial, gameplay, ovviamente lo streaming come ogni pomeriggio. E allo stesso modo ci verranno messe un giorno le scrim e anche i gameplay dei tornei. Io vi saluto, bitches, ci becchiamo al secondo video, spero vi sia piaciuto. Let's go, power chiude.